tutte e tutti, benvenuti a un nuovo webinar di fertilità. Dottoressa, si sente il... puoi togliere il micro, così intanto che faccio la presentazione? Grazie. Dicevo buonasera a tutte e tutti, benvenuti a un nuovo webinar di fertilità della piattaforma Le mie risposte sulla fertilità. Io sono Carla Soriano e sarò la vostra moderatrice durante tutto il webinar. Io mi occupo anche dei social e di contattare anche con esperti e con cliniche che vogliano aggiungersi al nostro progetto. Sono volontaria dell'European Fertility Society, che sarebbe l'entità che promuove questi webinar. Sono giornalista audiovisiva di professione, ho lavorato per la TV, cinema, pubblicità ma anche per le cliniche di riproduzione assistita. E in diversi dipartimenti, nel dipartimento di attenzione al paziente e anche in quello di comunicazione. Ma la cosa più importante di tutto questo è che anch'io sono paziente di PMA da ormai un anno ed è perciò che faccio volontariamente questi webinar. Allora, vi spiego brevemente cosa è l'European Fertility Society. Si dico la IFS, sarebbe la European Fertility Society. È una società empirica che fornisce strumenti e supporto di educazione ai pazienti, ma anche alle cliniche di PMA. Da una parte, come vi dico, educa, sostiene e aiuta i pazienti con problemi di infertilità a rendere il nostro viaggio un po' più amichevole, fondato sull'assistenza, la informazione e la divulgazione di contenuti importanti e valiosi attraverso questi webinar, che sono anche gratuiti e che sono stati creati appunto per i pazienti specificamente. D'un'altra parte l'IFS sostiene le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione del suo personale sanitario e anche di supporto ai pazienti. Lo fa stabilendo orientamenti per l'assistenza ai pazienti, raccomandazioni e certificazioni dei loro processi. Questo lo fa attraverso dei corsi di formazione. Okay? Abbiamo di nuovo il piacere di avere con noi la dottoressa Anna Borracino, che ci parlerà oggi della relazione tra i fallimenti di impianto e la microbiota intestinale. Vi leggo velocemente il curriculum della dottoressa, vi faccio la presentazione. La dottoressa Anna Borracino è laureata in biologia presso l'Università degli Studi di Bari. Ha successivamente conseguito il master in medicina, chirurgia e biologia della riproduzione presso l'Università degli Studi Alma Mater di Bologna, formandosi come biologa della riproduzione. Successivamente ha coniugato la sua formazione nell'ambito della scienza della nutrizione con la medicina della riproduzione, delineando la figura di biologa nutrizionista esperta in fertilità e procreazione medicalmente assistita. Ha scelto di focalizzare il suo lavoro sull'interazione della nutrizione con le patologie che colpiscono la sfera maschile, ma soprattutto la femminile, come prevenzione e terapia nell'ambito dell'infertilità. Dal 2018 al 2020 ha fatto parte del corpo docente per il master PMA Procreazione Medicalmente Assistita e Gestione Psicologica di Infertilità presso il CISSPAT a Padova. Nel 2021 ha fatto parte del corpo docente per il master di medicina tradizionale cinese e fertilità presso l'associazione Medici Agopuntoti Bolognesi a Bologna. È membro della Società Italiana della Riproduzione Umana, la SIRU, e anche dell'ESRE, che sarebbe la European Society of Human Reproduction and Embryology. E fa parte anche del GIS Nutrizione, gruppo speciale di nutrizione della Società Italiana di Riproduzione, e dal 2019 è la Science Ambassador di Sestri. Vi ricordo che questo webinar sta essendo registrato, che da domani sarà sui nostri social, e vi ricordo velocemente che cerchiamo sempre volontarie o volontari che ci vogliono dare una mano. Ora vi lascerò scritta la mia mail, se qualcuno o qualcuna di voi ha voglia di tirarmi una mano, ci mettiamo in contatto e vi spiego come possiamo fare. Per ultimo, abbiamo attivato anche un bottone dentro il nostro sito web, che sarebbe le mie risposte sulla fertilità.it. Questo bottoncino da fare le donazioni
è dentro del sito, si vede in una pestagna, non so come si dice in italiano. E si parte da 5 euro, si può fare puntuale, si può fare mensile, 5, 10, 20, così. E sì, che ci piacerebbe molto professionalizzare un po' più questi webinar e andare avanti col progetto, e perciò abbiamo attivato questo. Qui vi lascio la presentazione della dottoressa e non manca altro che dire grazie mille per stare con noi questo pomeriggio, questa sera, e passo la parola alla dottoressa. Grazie mille, chiudo. E dottoressa Borraccino, buonasera. Buonasera. E ci vediamo più tardi. Ah, Vediamo più l'ultima tardi. cosa è che potete già cominciare a scrivere le vostre domande nella chat, così dopo le pubblico. Ok. Allora, come già anticipato appunto da Carla, l'argomento del mio webinar di oggi è la relazione tra il microbiota intestinale e i fallimenti di impianto. Partiamo però prima da quelli che sono i concetti base, ossia qual è la differenza tra il microbiota intestinale e il microbioma, perché molto spesso ci ritroviamo a sentire queste terminologie e a magari a confonderle, considerarle come se fossero la stessa cosa. In realtà il microbiota è l'insieme dei microrganismi, batteri, miciti, quindi funghi e virus che colonizzano la pelle e le mucose del corpo umano, mentre il microbioma è il genoma, il corredo genetico contenuto all'interno di questi microrganismi, è in grado di mutare e potenziare il genoma stesso umano. Considerate che le cellule somatiche, quindi quelle che costituiscono il nostro organismo, sono circa 10 trilioni, mentre quelle batteriche sono circa 100 trilioni, per cui il 90% del nostro genoma è essenzialmente costituito dai batteri. Poi altri concetti che sono di base per poter comprendere la connessione tra il microbiota intestinale e quelli che sono i fallimenti da impianto è la differenza tra l'eubiosi e la disbiosi, terminologie che troviamo sia per il microbiota intestinale, ma anche per il microbiota vaginale ed endometriale, come vedremo successivamente. L'eubiosi è uno stato di equilibrio tra i microrganismi residenti, in modo da poter beneficiare degli effetti sul metabolismo, sul sistema nervoso, endocrino, immunitario e sulla funzione di barriera. La disbiosi invece è uno stato di squilibrio e quindi da un allontanamento da un modello ideale di eubiosi in cui ogni microrganismo riesce ad apportare i suoi effetti benefici per il corpo. Naturalmente, allontanandoci da questo stato di equilibrio non ci saranno più gli stessi benefici, ma al contrario. Tuttavia è importante capire che l'alimentazione va ad influenzare il microbiota intestinale e in particolare ci sono differenti fattori che influiscono su di esso. Oltre all'alimentazione, come vediamo, anche i livelli ormonali, quindi già ci addentriamo in quello che sarà l'argomento. Anche l'etnia e l'ambiente in cui viviamo, l'utilizzo di antibiotici, di prebiotici, probiotici, anche la genetica, l'età, il fumo, l'alcol, l'igiene, lo stress e la chemioterapia. Prima di tutto, l'alimentazione può essere un supporto per non allontanarci da questo stato di equilibrio di eubiosi, in quanto è fonte di prebiotici, quindi si può effettivamente fare una vera e propria microbioterapia, in quanto le sostanze presenti negli alimenti, in particolare i polisaccaridi non amidacei e oligosaccaridi non digeribili dagli enzimi umani, ossia i fruttooligosaccaridi e l'inulina, sono in grado di alimentare ceppi batterici del microbiota benefici per il corpo umano. Quindi, quali sono questi prebiotici? L'aglio, la cipolla, la verdura a foglia larga, gli asparagi, il cavolo, la mirra, la banana, il dente di leone, l'avena, il similino, e il platano. Mentre, i probiotici sono, i microrganismi che sono presenti nell'alimento e che sono in grado quindi di fare un pronto intervento, cioè stimolare in maniera selettiva la crescita e l'attivazione del metabolismo di uno o di un numero limitato di batteri, conferendo un beneficio per la salute dell'organismo. Essenzialmente i prebiotici non sono altro che il cibo dei probiotici. La scorsa volta ho fatto un esempio appunto del nostro intestino
come se fosse un acquario pieno di pesci, e dei prebiotici che non sono altro che il mangime per i pesci, mentre i probiotici, quindi i crauti, l'acide di mele, la barbabietola, il kefir, il kimchi, la kombucha, non sono altro che ulteriori pesci, varietà di pesce che noi andiamo ad aggiungere a questo acquario. Ma qual è la connessione tra il microbiota intestinale e gli ormoni? Quindi la base appunto per comprendere quella che è la connessione dell'argomento di oggi. In primis, gli ormoni vanno ad influenzare la risposta immunitaria ad un'infezione e le cellule immunitarie, i linfociti, i macrofagi, le cellule dendritiche hanno dei recettori ormonali. Gli ormoni sessuali causano differenze di genere nella risposta immunitaria durante l'infezione. E la suscettibilità alle infezioni dipende da età, sesso e stato riproduttivo, pubertà, fertilità, gravidanza e menopausa. Già ci siamo addentrati nel discorso infezione e vedremo perché effettivamente è importante in relazione appunto a questa correlazione tra il microbiota intestinale e le difficoltà di impianto. Prima di tutto dobbiamo considerare che il microbiota intestinale è strettamente connesso con il microbiota vaginale. Quindi non solo gli ormoni vanno a regolare quella che è la risposta e quindi il sistema immunitario presente a livello intestinale e di conseguenza anche a livello vaginale, ma c'è da considerare anche che il microbiota a livello intestinale è in grado anche di attivare attraverso specifici operatori enzimi definiti come beta glucuronidasi, è in grado di attivare specifici ormoni come gli estrogeni e renderli disponibili e attivi in circolo, arrivando a livello uterino dove stimolano la produzione dei batteri di difesa contro le infezioni che sono i lattobacilli. Qui vediamo appunto in questa immagine come l'intestino, se in uno stato di eubiosi e quindi riesce a svolgere tutte le sue funzioni di barriera, di difesa e l'azione soprattutto per l'80% del sistema immunitario che è presente a livello intestinale, è in grado di convertire questi estrogeni nella forma libera e circolante e anche il testosterone, che però è più nella componente maschile. Quindi questo è già uno spunto per farvi capire che al di là comunque di quello che è l'argomento di oggi, ossia del microbiota intestinale e fallimenti di impianto e quindi di quella che è la connessione con l'apparato riproduttivo a livello vaginale e endometriale, comunque lo stesso discorso vale anche per l'uomo. E adesso entriamo nel vivo dell'argomento. Infezioni vaginali e alterazione dell'omeostasi vaginale. Quali sono le principali cause? Durante il corso della vita della donna ci sono numerose variazioni ormonali che alterano i livelli degli estrogeni e che quindi sono in grado di determinare il deposito di glicogeno nelle cellule epiteliali vaginali, a sua volta metabolizzato appunto dai lattobacilli, che sono quei batteri di difesa a livello locale, influenzando quindi il pH vaginale e rendendolo quindi più predisposto all'attacco da parte di infezioni. Altre cause sono fattori endogeni, ciclo mestruale, variazioni del ciclo mestruale, immunità sistemica e locale, malattie sistemiche, cofattori come fumo e fattori esogeni, attività sessuale, uso di antibiotici, sapone, deodoranti e fibre sintetiche, lavande vaginali, interventi ginecologici e infine l'alimentazione. Quindi vediamo come l'alimentazione, qui vi ho messo anche uno studio perché io ci tengo sempre a porre anche le basi scientifiche che sono fondamentali appunto per capire che quello che vi sto dicendo non è campato in aria ma ha delle basi. Abitudini alimentari che determinano la disbiosi vaginale sono ad esempio un'alimentazione ricca di acidi grassi, trans e zuccheri o alimenti con alto carico glicemico, carenze vitaminiche di vitamina A, C, D, E, calcio, acido folico e beta-carotene, basso apporto di alimenti contenenti amido che determinano basso livello di lattobacilli e un basso consumo di alimenti pre e probiotici.
Quindi cosa ne deriva? Che naturalmente se c'è una situazione in cui l'alimentazione è carente di queste vitamine, di questi micronutrienti, con un alto contenuto di acidi grassi non finalizzati alla fertilità, quindi quelli trans, quelli insaturi, e alto consumo di prodotti confezionati o carboidrati ad alto indice glicemico, determinano una riduzione del pH vaginale, una riduzione dei lattobacilli, quindi una disbiosi a livello vaginale, quindi già da questa semplice immagine in cui appunto c'è uno stato di disbiosi, non c'è più quell'equilibrio, si vede come il microbiota intestinale e la nostra alimentazione va ad influire su un distretto che sembra apparentemente lontano, come appunto il distretto vaginale, ma in realtà non lo è. Quindi questo predispone poi a vaginosi e quindi a infezioni che possono non solo predisporre a condizioni come un aumento dell'HPV e quindi naturalmente dell'infezione dell'HPV e quindi naturalmente la predisposizione anche ad avere cancro e, a livello diciamo cervicale, ma anche nascita a pretermine. Quindi ci sono delle influenze poi anche su quello che è l'esito naturalmente anche della gravidanza. Per cui prima di tutto, a livello dell'impianto dell'embrione, effettivamente l'alimentazione, il microbiota intestinale ha, al di là di quello che è l'aspetto dell'infezione, che effettivamente ormai si è visto che ha un'influenza nel mantenimento, nell'attecchimento, il mantenimento della gravidanza, ma effettivamente l'alimentazione va oltre a creare, essere una causa per cui c'è una maggiore influenza sulla possibilità di avere infezioni ricorrenti, c'è anche la possibilità che il microbiota intestinale possa influire sul microbiota vaginale. Questo è ormai evidente e inoltre anche sul microbiota endometriale, di cui solo negli ultimi anni si è visto che l'endometrio non è un ambiente sterile, ma che comunque c'è un microbiota residente, molto probabilmente derivante o dal microbiota intestinale o da dispositivi esterni come l'inserimento di della spirale oppure anche dal microbiota vaginale, quindi essenzialmente non è un microbiota forse residente lì come quello vaginale, ma che è quasi da contaminazione. Infatti, qui da questo articolo è evidente la domanda su quella che è la probabile origine. Però quello che è sicuramente certo è che comunque il microbiota uterino e la sua alterazione può determinare infertilità, in particolare impedire quello che è l'impianto e l'attecchimento. E quindi la funzione di questa relazione è appunto quella di porre l'attenzione sull'importanza dell'alimentazione non solo per prevenire o perlomeno ridurre la ricorrenza delle infezioni, ma soprattutto per influire su quella che è l'eubiosi anche del microbiota vaginale ed endometriale. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ho messo qui alcuni contatti, in particolare la mia mail e anche i miei social e per ultimo su Spotify ho caricato appunto proprio la scorsa settimana un podcast, un episodio dedicato proprio al tema del microbiota, quindi se volete anche approfondire. Grazie mille dottoressa, è stato un piacere ascoltarla. Andiamo subito con le domande Grazie. perché vedo che stanno scrivendo tanto. Allora, Antonella diceva: alimenti con amido, per favore, può fare qualche esempio? Sei silenziata, scusa. Sì. Allora, per quanto riguarda gli alimenti comunque amidaci, sono sicuramente i carboidrati, però c'è un'attenzione in particolare su questo, perché l'amido si distingue in tre tipologie. In particolare tra queste tre tipologie c'è l'amido resistente, che è quello che ha un'azione proprio come prebiotico, quindi come supporto al microbiota intestinale residente, quindi la nostra impronta digitale. E l'amido resistente deriva in particolare da alcuni carboidrati come ad esempio le patate o comunque il riso, però con una procedura di cottura particolare anche
Dopo la cottura è importante tenerlo in frigo per un tot di ore. Quindi l'amido resistente ha un'azione appunto nel supportare il microbiota intestinale e deriva naturalmente da quei carboidrati più ricchi di amido, quindi sicuramente comunque il riso, le patate, con una determinata procedura. Anche su questo avevo dedicato un post e anche un articolo sul mio sito. Grazie. Andiamo Grazie. avanti. Andiamo Nulla. avanti. Allora, Emilia dice: probiotici come il Crispatus assunti per tot mesi possono aiutare a combattere endometrite cronica data da enterococco e alcune plasmacellule già trattata con antibiotico? Allora, Lattobacillus crispatus ormai si è visto che comunque ha un'azione proprio nel ristabilire l'equilibrio, anche perché diciamo la tipologia di microrganismi presenti in prevalenza a livello vaginale sono proprio il Lactobacillus crispatus, e quindi naturalmente è quello che più si è visto che ha un'azione competitiva nei confronti di microrganismi che prendono il sopravvento e hanno un'azione patogena, quindi che possono poi determinare un'endometrite cronica. Sicuramente è competitiva nei confronti delle Escherichia coli e dell'enterococco, quindi è corretto. Naturalmente non è il solo lattobacillo e quindi il solo probiotico, ma è importante anche lavorare a monte a livello intestinale, quindi ripristinando quello che è il microbiota residente, perché naturalmente oltre a fare un pronto intervento, quindi come dicevo, quei pesci di varietà diverse che noi andiamo ad aggiungere all'acquario, che è il nostro intestino o comunque il nostro microbiota vaginale, è importante poi far sì che il corpo da sé sia in grado poi di supportare poi questi probiotici che sono stati nuovamente inseriti all'interno di questo acquario, quindi comunque garantire con l'alimentazione quel mangime che vada a supportare queste nuove varietà che vengono poi inserite con i probiotici. Non so se ho reso l'idea con la mia risposta. Carla, se hai il microfono. Sì, scusa, dicevo che sì, però che a me per esempio mi viene un dubbio perché nei social girano sempre queste persone, anzi tutte ci chiediamo quali sarebbero i migliori probiotici da prendere prima di una transfer di embrioni, no? Sì. C'è gente che se li prende senza essere stata diagnosticata con niente, per esempio, questo è buono. O invece no. Allora, a mio avviso e per mia esperienza no, perché ad esempio da un punto di vista insomma di alcuni probiotici come il Lactobacillus crispatus, che molto spesso comunque dà dei buoni risultati in alcuni soggetti, infatti ne stavo parlando anche con l'ematologa con cui collaboro, lei mi diceva appunto che non aveva avuto questo riscontro, però a me è capitato che in alcuni soggetti in cui c'era una disbiosi intestinale poi si evidenziava un gonfiore, quindi molto spesso anche se si vanno ad inserire dei probiotici che comunque, come vi ho detto, hanno una bibliografia scientifica abbastanza vasta a supporto e quindi effettivamente sono competitive nei confronti di alcuni microrganismi, però non sempre poi apportano dei benefici, perché comunque è importante partire prima di tutto, secondo me, come step con un'alimentazione che permetta di migliorare la sintomatologia eventualmente presente, poi con prebiotici e poi con probiotici, e valutare ad esempio in questo caso con la storia clinica se è opportuno farlo o meno, cioè se è opportuno inserire probiotici o meno, perché un soggetto che comunque non ha avuto una storia di endometrite, non ha avuto una storia di infezioni ricorrenti o comunque tamponi cervicovaginali positivi per qualcosa o un liquido seminale con indici di uno stato di infiammazione, non avrebbe senso in questo caso inserire dei probiotici che magari possono portare a una disbiosi perché andrebbero ad aumentare quel ceppo batterico che, seppur benefico, però deve essere in equilibrio con gli altri ceppi batterici. Ok? Ok, grazie, ora è chiaro. Antonella dice: stavo pensando se il colesterolo alto potrebbe alterare la microbiota. Allora, il colesterolo
alto in realtà non crea un'alterazione. Bisognerebbe più che altro valutare il perché c'è questo colesterolo alto e anche valutare se è un colesterolo totale alto o anche l'HDL e l'LDL, quindi quello frazionato che è importante valutare a 360 gradi. L'ipercolesterolemia può essere anche associata ad un ipotiroidismo oppure comunque ad una menorrea, quindi un'assenza di ciclo da parecchio tempo o magari a una menopausa, una premenopausa, perché il colesterolo, ricordiamoci che è la base per produrre gli ormoni, quindi se non viene utilizzato è lì latente e aumenta come valore ematico. Quindi più che una problematica per il microbiota, anzi vi dirò di più, dal colesterolo e in particolare dagli acidi grassi a catena corta si formano anche i prebiotici, proprio gli alimenti funzionali anche per garantire una buona eubiosi a livello del microbiota intestinale e per garantire poi quello strato mucoso che permette di avere una un microbiota intestinale in salute e non irritato. Quindi io valuterei più il perché di questo colesterolo alto che non l'eventualità che possa alterare il microbiota. Ok, grazie. Andiamo con Silvia. Dice: ho fatto un percorso di PMA, non è andata. Cosa fare per prepararsi al prossimo tentativo? In ospedale nessuno dà queste indicazioni. Oltre all'alimentazione, ci sono altre cause che possono impedire l'impianto? Forse è la seconda domanda. Allora, prima Vai, vai. sì, diciamo che la seconda domanda è quella che insomma riesco a rispondere un po' di più perché ovviamente cosa fare per prepararsi al prossimo tentativo dipende da tanti elementi, non per questo io nel fare la prima visita comunque mi faccio inviare tutta la storia clinica, da quanto tempo si ricerca la gravidanza e quindi quali sono i percorsi fatti, quindi sono tanti gli elementi e i focus su cui poi dobbiamo concentrarci e differenti da caso a caso. Per quello che riguarda invece altri elementi oltre all'alimentazione che possono impedire l'impianto, naturalmente se ci sono problematiche a livello di coagulazione, quindi valutare il pannello trombofilitico, se ci sono delle infezioni, se comunque c'è un'insulino resistenza, però naturalmente è importante anche vedere se ci siano state in passato anche delle gravidanze biochimiche o comunque un uovo cieco, comunque una storia di poliabortività. In quel caso allora si valutano tutti questi aspetti in maniera prioritaria, o altrimenti se comunque non c'è stato nessuno di questi tentativi di attecchimento e quindi mancato mantenimento, allora si cerca di lavorare sulla qualità ovocitaria per garantire e sulla qualità spermatica per garantire appunto un embrione di qualità. Grazie, dottoressa. Allora, Laura dice: quali probiotici oltre ai lattobacilli possono essere consigliati per ripristinare l'equilibrio della flora intestinale vaginale? Allora, per quanto riguarda comunque i lattobacilli sono microrganismi residenti a livello vaginale, quindi comunque non presenti a livello intestinale. Per quanto riguarda invece i probiotici, anche qui bisognerebbe lavorare in maniera specifica a seconda del sintomo, della sintomatologia, a seconda della finalità. Infatti, come vi dicevo prima, io consiglio prima come approccio i prebiotici, perché sono sempre dell'idea che bisogna supportare il microbiota intestinale residente. E quindi io dico sempre, l'intestino è quasi come se fosse una bici con, un equilibrio un po' altalenante quando c'è magari una disbiosi. Con i prebiotici noi andiamo a mettere una delle due rotelle posteriori, una sola, e quindi cercare di far sì che la bici possa avere un suo equilibrio, ma al tempo stesso supportata da una delle due rotelle presente posteriormente. Mentre quando andiamo a lavorare con i probiotici è come se aggiungessimo un'altra rotella, quindi è come se la bici avesse quattro ruote, quindi questo equilibrio sia più stabile. Però naturalmente se l'intestino è in grado di lavorare da solo con i suoi prebiotici, noi dobbiamo favorire questo andamento che non andare a ripristinare totalmente la situazione, perché come dicevo prima nella domanda precedente, può essere anche controproducente. Quindi
prima di tutto bisogna lavorare in maniera mirata, in base al sintomo, e quindi dire quali sono i probiotici oltre i lattobacilli lascia il tempo che trovano, non so rispondere se non so qual è la situazione effettivamente presente nella donna che fa la domanda. Perfetto, grazie. Andiamo ora con Roberta che dice quale esame fare per capire come sta il mio Come microbiota. sta il mio microbiota? Ci sono in commercio i test del microbiota che permettono appunto di valutare quella che è la situazione non solo in termini di ceppi batterici prevalenti a livello intestinale, quindi actinobatteria, proteobatteria, Prevotella, ci sono quattro tipologie che sono prevalenti e in base alla prevalenza di queste rispetto ad altre, le loro percentuali, si permette di definire le eubiosi o la disbiosi. Poi i test del microbiota valutano anche l'attività metabolica, quindi da un punto di vista immunitario, perché come dicevo l'80% del sistema immunitario è residente a livello intestinale, la capacità di metabolizzare alcune vitamine, vitamina B12 e di assorbire anche il ferro, la vitamina B12 in altri distretti, e in più alla fine si valuta anche la presenza di microrganismi patobionti, quindi che effettivamente sono presenti in una percentuale alta tale da diventare patogeni, che siano batteri o che siano funghi. Molto spesso i test del microbiota distinguono anche le tipologie di test a seconda se si vuole indagare solo la presenza di batteri o se si vuole indagare sia la presenza di batteri che dei miciti, quindi ad esempio della candida. Grazie. Infatti, lei si chiama Ann e dice esame Alice Emma test, risultato microbiota con biomassa molto ridotta, come comportarsi? Grazie mille. Allora, questo è un esame che effettivamente valuta invece il microbiota vaginale ed endometriale, quindi di solito è competenza ginecologica nel valutarlo e qui bisognerebbe, a mio avviso, valutare anche per quella che è la mia competenza, anche il test del microbiota intestinale. Quindi mentre questo esame va a valutare, insomma, quella che è la situazione a livello dell'apparato riproduttivo, e sarebbe utile invece valutare quella che è la situazione intestinale e quindi capire effettivamente con l'alimentazione come migliorare quel distretto e se comunque, come vi ho detto, l'alterazione è data effettivamente dall'intestino o da altre condizioni, come tutte quelle che vi ho elencato prima, fattori esogeni, endogeni o comunque alterazioni ormonali che possono aver determinato appunto una disbiosi e una riduzione della biomassa. Ok? Ok, grazie. Andiamo di nuovo con Emilia che dice: ma se questi batteri sono presenti in utero, è sempre improbabile che non avvenga l'impianto dell'embrione? Sia naturale che in PMA, sembra che bisogna essere super perfetti per avere un bambino. Allora, no, forse c'è stata una comprensione errata di quello che è il messaggio e le informazioni che io ho dato, nel senso che comunque questi batteri, se sono presenti, devono essere presenti, nel senso che, come dicevo, non è il corpo perfetto e sterile da tutti questi microrganismi, anzi, loro sono residenti e addirittura vanno anche a determinare poi quella che è la capacità dell'impianto. Bisogna soltanto avere il giusto equilibrio in maniera tale che poi è diverso da persona a persona, in maniera tale da poter favorire questo attecchimento. Quindi non è l'assenza dei batteri, ma è la loro percentuale in equilibrio con gli altri microrganismi residenti. Ad esempio la candida o comunque altri microrganismi come il micoplasma o le Escherichia coli, l'Enterococco fecalis, non è che non siano presenti in un soggetto che ha avuto una gravidanza o che ha una gravidanza in corso, sono presenti ma in una percentuale più bassa tale da non scatenare una condizione di disbiosi che possa impedire il mantenimento della gravidanza o il concepimento. Non so se sono stata chiara. Sì, ora sì, grazie. Spero che anche per Emilia.
Andiamo con Silvia, che dice in quanto tempo può cambiare lo stato di salute intestinale? Conseguentemente a ciò, ha senso davvero fare il test del microbiota? Allora, questa è una bella domanda perché lo stato, diciamo, di eubiosi, quindi di equilibrio dell'intestino, a mio avviso si modifica nel giro già di un mese. E poi la vera sfida è riuscire a non avere la tentazione di inserire subito quegli alimenti che poi provocano nuovamente i sintomi intestinali e quindi la disbiosi. Perché naturalmente cosa succede? Dopo un mese la donna si sente di non avere più gonfiore, di non avere più un albo alterno, quindi delle scariche diarroiche e poi stizzi o di non avere più la stitichezza e quindi sentendosi meglio nel giro di un mese in maniera nettamente diversificata rispetto a come stava prima di rivolgersi a me, naturalmente poi comincia ad avere più momenti extra, più sgarri, più inserimenti e questo poi la riporta alla situazione iniziale. Quindi la vera sfida non è tanto eliminare per un mese tutti quelli che sono gli alimenti problematici, ma avere la capacità poi di reinserirli pian piano, quegli alimenti problematici, per testarli di sé, perché io vi dico una cosa in più: molto spesso quello che io so da un punto di vista scientifico non è detto che nella persona che ho di fronte mi dia effettivamente un risultato. Molto spesso alimenti come ad esempio la bietola che è innocua al 100% da un punto di vista intestinale e tra le verdure che molto spesso mi capita che mi dia più problemi rispetto magari a una verdura fibrosa come i carciofi, come gli spinaci. Per cui idealmente bisognerebbe almeno seguire un piano alimentare per 3 mesi e cercare pian piano di stare sempre, tra virgolette, sul chi va là, cioè cercare sempre di non eccedere, di non fare un effetto accumulo di tutti quegli alimenti che si è capito che su se stessi hanno un effetto negativo. E per il test del microbiota ha senso farlo? Questa è una domanda utilissima perché io non parto subito con il fare il test del microbiota. Valuto il test del microbiota soltanto quando magari, ad esempio, non c'è la sintomatologia, ma c'è un test Alice, Emma e via dicendo, quindi l'endometrium effettivamente alterato, e quindi capire se tra i vari fattori che possono influire c'è quello intestinale, non essendoci una sintomatologia. Se invece c'è una sintomatologia, io lavoro sul sintomo, lavoro con l'alimentazione e i prebiotici e poi lavoro con i probiotici. Se non ho un risultato, allora dico ok, allora adesso abbiamo lavorato in maniera generica, cioè su quello che io so e di cui sono a conoscenza, cercando con il suo aiuto di creare un piano personalizzato. Adesso che non ci siamo riusciti, non abbiamo ottenuto quelli che sono i risultati che ci aspettavamo, allora facciamo un test del microbiota, anche perché io sono consapevole che comunque il costo non è accessibile per tutti, o se lo è, comunque molto spesso, dato il carico di esami e il costo del percorso di PMA, naturalmente si cerca sempre di evitare di avere un'ulteriore spesa, allora la valuto sempre come una spiaggia secondaria, quindi non primaria. D'accordo, grazie. Allora, Roberta dice l'intolleranza al lattosio, può influire sullo stato del microbiota? Allora, se comunque c'è una sintomatologia, sì, perché anche se non c'è effettivamente, perché noi geneticamente siamo predisposti tutti gli uomini, le donne, a non metabolizzare, non produrre più la lattasi, che è un'enzima che scinde il lattosio, perché essenzialmente il latte ci serve fino alla pubertà, soltanto che per una questione di abitudine, magari a volte il latte è anche un comfort food, o se bevuto caldo, anche spesso la sera ha un'azione nel rilasciare sostanze che tendono a rilassare, molto spesso comunque viene inserito e quindi è come se il corpo si adattasse a metabolizzarlo, però magari a livello intestinale può provocare dei sintomi che ormai sono latenti, sono costanti e che solo togliendo il latte magari poi si evidenzia o i latticini si evidenzia un miglioramento. Quindi spesso sì, può provocare un'alterazione del microbiota più che altro perché è come se la donna non ascoltasse o l'uomo non ascoltasse quello che è una sintomatologia presente e che comunque
comunque ormai essendo presente da tempo, si valuta come una propria caratteristica. Una cosa che spesso mi fa sorridere, però poi un sorriso amaro, è la donna che viene da me e dice: io ho sempre sofferto di stitichezza, mi caratterizzo, sin da bambina mia mamma mi diceva che ero stitica. Beh, la stitichezza non deve essere qualcosa che è caratterizzante, non è come avere un neo, avere qualcosa che caratterizza l'aspetto di una persona. È una disfunzione, vuol dire che il corpo non sta lavorando bene. Infatti, valutare durante la prima visita e nei controlli la scala di Bristol, quindi come vengono prodotte le feci, spesso molte pazienti mi dicono: guardi, non ci faccio caso, effettivamente è importante perché non è altro che l'esito della funzione del nostro corpo, quindi come effettivamente il nostro corpo lavora. E quindi questi dovrebbero essere, io cerco di aiutare la donna a capire quali sono, insomma, quei sintomi che magari sono sottovalutati più che altro perché sono presenti da sempre. Grazie. Andiamo con Laura questa volta. Dice: mi scusi, intendevo nel caso di un gonfiore addominale costante. Alla domanda effettuata precedente, quali probiotici oltre i lattobacilli possono essere consigliati per ripristinare l'equilibrio della flora intestinale vaginale? Ok, allora se c'è comunque una sensazione di gonfiore, io lavorerei prima con i prebiotici, quindi come dicevo, inulina, frutto oligosaccaridi, però quando sono sotto forma di integratori sono privati da tutta quella componente fibrosa che è anche irritante. Perché non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare della dieta low FODMAP, va a ridurre ad eliminare questi frutto oligosaccaridi, invece i prebiotici li presentano ma eliminati da tutte quelle che sono le componenti che possono essere problematiche per l'intestino. Se questa sintomatologia del gonfiore in una scala da 1 a 10 non si riduce, allora andrei a lavorare in questo caso con i bifidobatteri che magari possono lavorare da questo punto di vista sul ripristinare, insomma, i ceppi batterici che sono fermentanti, cioè mantenere un equilibrio essenzialmente. Ok, grazie. Antonella dice: ho letto da qualche parte, forse sul suo sito, ma non ne sono sicura, che il polline è un ottimo prebiota. Me lo conferma? No, non lo confermo, non penso sia presente sul mio sito. Se dovesse essere il mio sito, me lo rigiri perché magari era, forse ha compreso in maniera differente, però no, che io sappia, non rientra tra un prebiotico. Ok, grazie. Abbiamo Roberta che la ringrazio e saluto. Grazie a voi. Silvia dice: sono stitica cronica e non riesco a migliorare né con movimento né con probiotici o prebiotici. E tendenzialmente mangio pulito. Cosa si può fare? Questo è il caso in cui, se avessi comunque lavorato, con prebiotici, con probiotici, con il movimento che effettivamente è corretto, migliora la peristalsi intestinale, quindi dovrebbe migliorare anche, il transito intestinale, io andrei ad indagare quello che è il test del microbiota. Quindi una volta che abbiamo provate tutte e non c'è un miglioramento, la stitichezza, ripeto, non deve essere qualcosa che caratterizza la donna. Soprattutto per le coppie che comunque fanno percorsi di PMA, la stitichezza, il gonfiore sono condizioni che vanno ad ostacolare anche la visualizzazione dei follicoli durante la stimolazione ovarica, in previsione del pick-up o in previsione del transfer, proprio per valutare bene dove è stata inserita la sonda con l'embrione. Quindi noi dobbiamo cercare di capire effettivamente qual è la problematica. E vi dico di più, non è soltanto finalizzata al concepimento. Molte coppie che magari, perché bisogna essere sinceri, non tutte le coppie che seguo poi alla fine riescono ad avere il positivo. Però la cosa che a me rincuora, perché naturalmente anche per me è poi un fallimento, è che comunque le persone che poi seguono un piano alimentare, siccome io cerco di lavorare inizialmente su quelli che sono i focus della persona, quindi dipendentemente da quella che è la finalità, mi fa piacere sentire molte donne che dicono: guardi, non ho avuto il mio bimbo, però al tempo stesso adesso mi sento meglio, quindi ho sicuramente uno stato di benessere che è nettamente migliorato rispetto a prima. Vanno via e lascio andare via con la speranza, insomma, che questo stato di benessere magari si è prolungato dalla possibilità comunque di avere un concepimento, se non ci sono ovviamente impedimenti da un punto di vista anche fisico o serico dell'ottenere la gravidanza.
importanza, però l'obiettivo deve essere sempre il benessere, quindi avere una stanchezza cronica è importante modificarlo non solo per la ricerca della gravidanza, ma proprio per uno stato di benessere personale. Certo, grazie. Certo, Allora, grazie. Silvia dice, c'è chi sostiene che in realtà i probiotici davvero utili siano solo i bifidobatteri, genere Longum. In più sapevo che i prebiotici in soggetti con disbiosi non andava bene assumerli. Allora, no, in soggetti con disbiosi è utile partire prima con i prebiotici per capire, insomma, se basta soltanto l'inserimento di questi alimenti o comunque degli integratori contenenti prebiotici per garantire un miglioramento e quindi leggermente riequilibrare questo bilancino un po' altalenante. Invece per il bifidobatterio longum, no, non sono gli unici, altrimenti insomma non si procederebbe da un punto di vista scientifico con l'indagare altri probiotici che possono essere utili. Ad esempio, adesso dal punto di vista scientifico si sta cercando di indagare meglio quella che è la potenzialità dell'Akkermansia, ad esempio, che è addirittura un postbiotico, quindi non c'è mai un solo microrganismo che è d'elezione. Grazie. Allora, una nuova domanda di Elena. Dice, con fiore 24 ore stitichezza, test disbiosi negativo. Negativi anche i test della celiachia, Negativi anche il intolleranza test al della lattosio. celiachia. Cos'altro indagare? Allora, prima di tutto bisogna capire se questo test della disbiosi è quello semplice dell'indicano dello scatulo, perché è importante distinguere i test della disbiosi dal test del microbiota. Come dicevo prima, il test del microbiota è molto più approfondito e valuta effettivamente quelle che sono le percentuali dei microrganismi e anche i nomi dei microrganismi residenti nel suo intestino. Invece, il test della disbiosi valuta soltanto questi due metaboliti e come effettivamente sono stati metabolizzati, discriminando se c'è una disbiosi di tipo medio, bassa o alta. Quindi spesso, come dire, il test della disbiosi è molto generico e non è specifico rispetto al test del microbiota. Quindi in questo caso io andrei prima di tutto a fare un'alimentazione pulita per capire effettivamente questo gonfiore, anche se è un tessuto adiposo, perché un'altra cosa che mi rendo conto in studio è che molto spesso se io chiedo come va l'intestino, c'è gonfiore, sì, notevole a livello dell'addome. Poi con il tempo, nei vari controlli, mi riferiscono che il gonfiore che riferivano in realtà era essenzialmente grasso, che non c'era una sensazione di gonfiore inteso come meteorismo, ma era una ciccetta in evidenza che loro evidenziavano appunto come qualcosa che è ingombrante, quindi che li fa sentire gonfie. Ok? Ok. Ok. Elena continua dicendo, Elena solo con il continua. magnesio riesco ad essere regolare, si può prendere continuativamente? Allora, il magnesio, soprattutto nella forma facilmente assorbibile come il bisglicinato, è utile perché evidentemente la problematica nel suo caso è di una mancata motilità intestinale, quindi la peristalsi. Costantemente, diciamo, la fortuna di essere science ambassador di un'azienda, quindi di interfacciarmi molto spesso con chi si occupa dell'integrazione e mi riferiscono sempre che non è ottimale proseguire in maniera costante e continuativa con l'integrazione, ma dare sempre il tempo al corpo e una fase di sospensione per far sì che il corpo, come dicevo prima, è una bici che noi con l'integrazione andiamo a supportare, ma poi dobbiamo dare tempo e modo a questa bici di togliere queste due rotelle posteriori per far sì che possa andare da sola e possa mantenere da sola l'equilibrio, altrimenti insomma, questa bici sarà sempre dipendente, e non avrà mai un suo equilibrio, indipendente. Quindi, come dire, bisogna capire se dopo un tot di tempo con l'assunzione del magnesio, che siano non 2 settimane, un mesetto, ma 2 o 3 mesi, fare una fase di sospensione di un mesetto o 2 settimane e capire se l'intestino può
ancora lavorare da solo o se comunque l'apparato, diciamo, muscolare intestinale ha il magnesio sufficiente per garantire la sua peristalsi. E poi, se non dovesse essere così, proseguire nuovamente in cicli, però sempre dare il tempo al corpo di capire se può lavorare da solo e se può smaltire anche questa integrazione, perché comunque è un qualcosa di esterno, anche se integratori a lungo andare, insomma, i loro effetti sul corpo si notano. Sì, sarebbero come delle stampelle per camminare, giusto? È il paragone, dico. Sì, 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 Le sì, sì, sì. ruotine nella bici, Sì, le stampelle. per camminare, esatto. Ok. Silvia, è l'ultima cosa che abbiamo ricevuto sulla chat. Dice che è veramente un piacere ascoltarla. Dice grazie mille per tutte le informazioni. Mille. E sono finite le Grazie. domande. Io Le mi ero domande. salvata un paio di domande che le facciamo veloci. E il microbioma o microbiota può colpire l'embrione? Allora, a livello, diciamo, vaginale, comunque il microbioma è la componente genetica, quindi togliamolo da questa domanda. Il microbiota può influire sull'embrione, quindi le componenti dei microrganismi. Il microbiota, ci aggiungerei, endometriale o vaginale, sì, può influire, perché se è prevalente di quei certi patogeni, naturalmente può impedire quello che è la comunicazione tra l'embrione e l'endometrio e il mantenimento appunto della gravidanza. Grazie. Grazie. L'altra domanda era: sono collegate le natural killer e la microbiota? Scusate, dico la microbiota Scusate, perché in dico la spagnolo è sempre la, microbiota però perché in spagnolo mi sono è resa conto che in italiano è il, sempre quindi il micro. sono Sì. collegate le Sì. natural killer, le cellule natural killer e il microbiota? Allora, diciamo che le natural killer non sono altro che le armi del sistema immunitario a livello endometriale, che quindi evidenziano che c'è stato uno stato di infiammazione, quindi una risposta del sistema immunitario verso qualcosa. Quindi evidentemente è una sentinella di un qualcosa che ha preso il sopravvento, verso cui il corpo ha cercato di reagire, che quindi in passato comunque c'è una condizione di eubiosi, di disbiosi, quindi di alterazione dei ceppi batterici, che ha determinato la prevalenza di un ceppo batterico patogeno. Quindi questo sì. Questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo. Grazie. E poi c'è microbiota nella placenta? Su questo, insomma, ci sono ancora degli studi a riguardo, nel senso che già 6-7 anni fa, rispetto a quello che si sa adesso, è notevolmente cambiato, nel senso che 6-7 anni fa si pensava che l'endometrio fosse sterile, che l'ovocita e lo spermatozoo non avessero un loro microbiota, invece addirittura adesso si sa che il microbiota endometriale ha dei microrganismi residenti. Non si sa l'origine, come dicevo prima. Si pensa che sia di origine intestinale, si pensa che sia di origine esterna determinata da dispositivi contraccettivi, come ad esempio la spirale, che magari fanno portare questi microrganismi, oppure a livello vaginale, quindi che dalla vagina arrivano a livello endometriale. Si sa addirittura che lo spermatozoo e l'ovocita hanno, diciamo, un alone di microbi attorno e che addirittura sono loro a regolare un eventuale concepimento. Sulla placenta, al momento, insomma, non si sa, ci sono degli studi, ma non si sa con precisione se effettivamente è sterile o no, anche perché quello che si sa al momento è che l'intestino del bambino viene popolato dai microrganismi vaginali nel momento del parto. Infatti, diciamo, per avere un microbiota in salute si cerca comunque di favorire anche un parto naturale, proprio per questo motivo, perché, diciamo, rispetto al cesareo, il bambino viene passato da un ambiente che si ipotizza che sia sterile in un ambiente che comunque è ricco di
con polvere, altri microrganismi presenti nell'ambiente, che però non sono gli stessi presenti sulla cute o comunque a livello vaginale quando c'è il parto naturale. E addirittura in alcuni ospedali adesso, siccome naturalmente molto spesso ci sono delle complicanze o comunque anche la salute della donna può essere messa a rischio, quindi si preferisce un parto cesareo, per non far sentire da meno, insomma, la donna anche in questa eventualità di un parto cesareo e quindi su quello che può essere l'impatto sul microbiota intestinale, si cerca di bagnare con le garze delle secrezioni vaginali la bocca del neonato, proprio per ripopolarlo con i microrganismi della mamma. Come anche l'allattamento, si consiglia appunto di incentivarlo proprio perché anche la cute del seno, insomma, permette di garantire la microbiota intestinale più vicino a quello materno. Wow, grazie. Silvia ci chiede che in quali ospedali fanno questa cosa. Adesso non mi vengono i nominativi, però ci dovrei fare una ricerca. Non ricordo se erano in Italia, però comunque queste informazioni le ho studiate da corsi, congressi, insomma, adesso non ricordo bene i nomi. Bene, questa era l'ultima domanda. Dottoressa Borraccino, è stato davvero un piacere ascoltarla Grazie. e vedo che si sono collegate tantissime persone e lo vedo anche per il numero di domande che Anche abbiamo per il fatto numero di oggi e domande sono che state abbiamo fatto oggi. risposte, quindi dubbi risolti e non c'ho altro che ringraziarla tanto per essere stata con noi, con le mie risposte sulla fertilità. E siamo aperti a fare tanti webinar come vuoi e niente, grazie mille a tutte che vi siete anche collegate, tutte le pazienti, tutte voi che avete condiviso con noi le vostre domande. Vi ricordo che questo webinar è stato registrato, che quindi Registrato che da stasera, domani massimo sarà sui nostri social e dovete social visitare le mie risposte sulla fertilità.it, la dottoressa Anna Borracino c'è lì il suo profilo dove potete contattarla. parla E niente, vi consiglio anche di stare sempre molto collegati sui nostri social perché facciamo tanti webinar e io cerco di fare tutte le settimane, delle volte non arrivo, perciò vi chiedevo aiuto prima, cercavo sempre una mano volontaria e grazie, grazie davvero. Grazie. Dottoressa, buonasera e buonasera a tutte. Grazie a te, buona serata. Arrivederci.